Questo è il tweet scritto sul suo profilo privato ma pubblico da una persona che fa un lavoro però abbastanza importante perché lavora in un sindacato di sinistra, ha una posizione dirigenziale. Che cos'è successo? Lei ha scritto questo tweet, in prima battuta i suoi amici hanno messo like, poi cos'è successo? Questo tweet è arrivato nelle sfere alte, ovviamente anche se non è esplicitato, visto il momento in cui è stato scritto, il riferimento a Matteo Salvini era chiaro. E quindi cosa è successo? I seguaci di Matteo Salvini hanno organizzato quella che si definisce una shitstorm, una tempesta di cacca, e hanno preso di mira questa persona. Googlando hanno scoperto dove vive, se ha figlio o no, chi è il marito, eccetera, hanno scoperto il lavoro che fa. E quindi che cosa è successo? Questo messaggio che era privato e apparentemente sembra una comunicazione fra privati è diventato un problema politico. Guardate la sinistra che odia. La parola chiave relativa a questa diapositiva è permeabilità. Il concetto con cui ci dobbiamo abituare a convivere è proprio questo. Quello che facciamo in rete e quello che facciamo nella vita reale si compenetra. Come pure quello che mettiamo in un certo contesto della rete si compenetra con altri contesti della rete. In altre parole, scrivete una cosa disdicevole su WhatsApp, nessuno vi garantisce che rimane in quel contesto di quella chat di WhatsApp. Tutto quello che noi facciamo in pubblico, cioè online, può avvenire facilmente traslato altrove. Di solito uso anche una seconda parola, oltre a permeabilità, che è familiare a chi ha letto Elena Ferrante, smarginatura. Cioè noi ci dobbiamo abituare che la nostra vita è affetta, se vogliamo, da una continua smarginatura fra ambiti. Questo è qualcosa di difficile da vivere, ma è anche una grande potenzialità. Permeabilità, quindi primo concetto, prima parola chiave. Seconda parola chiave, questa mi piace molto. Un po' di cucina ovviamente. Cittadino informato quanto basta. Io vado avanti con la slide. Vai di slide. Ecco, diciamo, questa categoria di cittadino informato quanto basta è una specie di genere strano dell'informazione e della comunicazione che per tanto tempo siamo stati abituati a vedere, come dire, un po' in basso nella piramide dell'importanza della comunicazione, no? C'era questa figura di cittadino che partecipa più o meno al dibattito pubblico, un po' legge, un po' no, un po' commenta, un po' non commenta, un po' si informa, approfondisce laddove vuole ma su altri campi meno. Beh, ormai con l'interconnessione invece questo interlocutore è al centro del sistema, perché noi siamo un po' abituati a pensare, quando pensiamo alla comunicazione anche in rete, pensiamo subito agli influencer, e si pronuncia così, chiedete a Veracheno, pronuncia corretta, approvata da Veracheno, oppure pensiamo agli hacker, alla disinformazione, alle manovre, eccetera, ci dimentichiamo che al centro del sistema il principale diffusore e che contribuisce ai problemi e alle disfunzioni è proprio questo cittadino informato quanto basta. Qui in questa bellissima vignetta, no, c'è una, come dire, rappresentazione plastica di come funziona il cittadino informato quanto basta, che di fronte a una questione dice mi devo fare un'idea, confrontare le opinioni, eccetera, poi va su Google, dice letteralmente la prima cosa che corrisponde a quello che mi aspetto, ah, ce l'ho fatta, ho trovato la soluzione. Perché però è importante vedere questo cittadino informato quanto basta? Per due motivi. Uno, scoprire che ognuno di noi rientra nella categoria, cioè anche il più esperto di noi, anzi soprattutto quando è esperto di un campo, in altri campi in fondo non è altro che un cittadino informato quanto basta. E siccome c'è la permeabilità e siccome c'è l'interconnessione, noi stessi, nei campi in cui non siamo veramente competenti, contribuiamo al rumore, alla confusione spesso, alle discussioni deragliate su WhatsApp, nei nostri luoghi connessi, eccetera. Quindi la prima questione è riconoscerci tutti quanti nel cittadino informato quanto basta. La seconda è quella fondamentale, che è quella per cui abbiamo scritto il libro. O troviamo un modo sostenibile, alla portata del cittadino informato quanto basta, che siamo tutti noi, per renderlo un po' più forte, per, come dire, rinforzarlo in questa sua partecipazione al dibattito pubblico, oppure non ne usciamo, cioè dall'alto o dal basso non lo prendiamo. E come si fa, come si può procedere? Beh, noi nel libro sosteniamo che si debba passare da una visione dell'informazione come controllo
come il sapere come imposizione su qualcos'altro, no? Quando noi pensiamo di dover controllare la realtà per conoscerla, è lì che si crea questa dinamica, e invece fare la procedura opposta, cioè ricordarsi che la conoscenza è trovare i buchi, riuscire a capire cosa non torna, riuscire a capire i limiti di ciò che ho davanti. Un buon ricercatore scientifico, quando fa una ricerca, cerca i limiti che ha la sua teoria e la sua ipotesi, è lì la fonda. Allora, non dico che bisogna fare ricerca scientifica, però un po' sì. Cioè, il cittadino informato quanto basta deve riuscire a sviluppare un modo di lettura, un modo di visione dei contenuti sostenibile e veloce, in cui riesce a vedere il pezzo che manca. Noi crediamo che sia alla portata di tutti, che sia sostenibile, chiaramente in un ambito di informazione, perlomeno questo riguarda ognuno di noi, proprio in quei campi in cui non siamo così competenti e non siamo così forti. Quindi, cittadini informati quanto basta, unitevi, perché dipende da noi come sarà il dibattito pubblico. Grazie Bruno. Mi hai rubato il mio momento di messaggio professionale, esatto, di promozionale. Quindi il valletto è stato scippato. Neanche più valletto. Quindi passerei al terzo concetto chiave, molto effetto Tinello. Benissimo. Rappresentato da questo bellissimo paio di ciabattine di pelo rosa. Dice, cosa c'entra? Allora, tutti voi avete familiarità con questo oggetto nel privato delle vostre case, no? Cioè, spero non proprio tutti, ma insomma. Cioè, qualcosa di analogo e di irripetibile ce l'abbiamo tutti, la zampona finta, no, così. Che hanno queste ciabatte in particolare? Vanno benissimo per quando siamo in casa. Li ho presi come esempio plastico della differenza fra la nostra facies pubblica e la nostra facies privata, cioè quello che noi facciamo nel segreto delle nostre alcove, in particolare nei nostri tinelli. Io ho detto tinello perché mi piaceva più di salotto, ma l'idea è quando mi sbraco sul divano, tutto è lecito in un certo senso, sono fra persone che mi vogliono bene, sono nel privato di casa mia, mi permetto anche di dire cose che non ripeterei sulla pubblica piazza, mi permetto anche di, per esempio, commentare in maniera che non voglio ripetere qui ciò che sta passando in televisione. Io ho questo ricordo della mia infanzia, diciamo negli anni 90, infanzia, adolescenza, negli anni 90 i miei ascoltavano abitualmente la radio, perché io sono cresciuta in una casa senza televisione, questa è una cosa un po' radical chic, ma è così, e quando in radio passava l'oppositore politico, allora o mio padre o mia madre iniziavano a tirare improperi alla radio. Sto cretino, no? Avete presente, più o meno tutti l'abbiamo fatto, fra l'altro arrivando quasi a malmenare fisicamente la radio. Allora, perché vi racconto tutto questo? Perché molto spesso quello che poi viene definito, cioè il disgraziato che viene definito hater, odiatore o troll, e che fa hate speech online, spesso non fa altro che scambiare la pubblica piazza dei social network per il tinello di casa sua. E questo vuol dire che si comporta online come normalmente si comporterebbe in un ambito ristretto in cui tutti sono ben disposti nei tuoi confronti, perché sono la tua famiglia e i tuoi amici. Che cosa succede in questi casi? Battute che vengono percepite come xenofobe, misogine, eccetera, che facciamo tutti, ma non le facciamo in pubblico. Oppure dichiarazioni molto violente che i nostri amici sanno filtrare, ma gli altri no. Quindi una conseguenza in un certo senso del concetto precedente, cioè della permeabilità, è che noi non possiamo pretendere di comportarci online come nel salotto di casa nostra, a meno che non siamo pronti a sopportarne le conseguenze, che spesso sono assai pesanti, come possiamo vedere e come abbiamo visto anche nell'esempio precedente. Quindi, quando uscite in pubblico, toglietevi le ciabatte di pelo rosa. Questo è un po' il messaggio. Giusto. Una cosa, quando magari succede spesso sui social online, uno va sui social con le ciabatte e poi dice: non intendevo dire questo, mi avete capito male. Ecco, qui c'è un meccanismo che scatta, su cui si potrebbe magari anche dire qualcosa. Cioè, vuoi dirlo tu? Beh, quello preferito da Veragheno è l'ero ironico. Sì, no? L'ero ironico, il tipino dell'ero ironico, che voi capite che in qualche modo non funziona, perché la cosa in qualche modo l'hai già scritta, e nel momento che è scritta in pubblico e screenshottabile, hai voglia te a ribadire che eri ironico. Cioè,
Il problema di queste dichiarazioni molto estreme che a tutti noi può capitare di fare è che è difficile farle poi scomparire, anche perché la rete la fa diventare praticamente infinita, cioè senza morte per sempre, digitata manent. Sì. E però c'è anche in questo uno dei più grandi privilegi che per la prima volta nella storia l'umanità ha, grazie al digitale. Cioè per la prima volta noi, prima di dire qualcosa in pubblico, dobbiamo premere il tasto invio. Non è mai successo, eh? Cioè di solito parlare in pubblico, dire qualcosa in pubblico era dirla e poi casomai pentirsi, no? Quante volte nei nostri discorsi tra di noi diciamo delle cose e poi vorremmo morderci la lingua e di solito ce lo ricordiamo sotto la doccia, no? Quando ci facciamo la doccia la sera ripercorriamo tutte le discussioni, diciamo mamma mia ho detto così, avrei dovuto dire così. Allora nel digitale questa cosa avviene, cioè abbiamo un momento prima di dire quelle cose che è il premere invio. Allora una volta un convegno con un responsabile di una di queste piattaforme social, non c'è bisogno di dire qual è, qualcuno ha detto ma perché non mettete che quando premiamo invio appare un pop-up che dice sei proprio sicuro di voler dire questa cosa? Sicuro, e lui ha dato una risposta sagacissima e ha detto la gente imparerebbe a fare doppio click, perché il problema non è la piattaforma, siamo noi. Cioè se non siamo noi a decidere di rileggere un attimo prima di premere invio, che è un grandissimo privilegio da prendersi, perché uno può rileggere addirittura facendo un'operazione incredibile che è rileggere con gli occhi dell'altro che leggerà, che è il massimo proprio, no? Del distacco da se stessi, beh io direi prendiamocelo questo privilegio, perché forse è la strada per non avere in giro cose online dette che poi uno... di cui uno si pente. No, passiamo alla prossima. Sì, prima prego, di mostrarla, prego. La prossima slide è una cosa molto importante, perché è un'infografica che rappresenta lo stato del dibattito, delle discussioni a livello internazionale. Vediamola. Eccola qua. E, diciamo, scusate, una cosa seria, cioè ci hanno lavorato anni delle persone. Ogni, più o meno è stato Harvard, studiato, Stanford. Sì, sì. È stato studiato che ogni campagna elettorale, ogni questione pubblica che viene, persino si arriva fino nelle discussioni delle chat di WhatsApp della classe di scuola, avete presente, no? Nelle scuole, i genitori. È un abisso di orrore. Sono, diciamo, è stata fatta una mappatura e diciamo, è venuto fuori questa figura, no? Allora adesso, a parte gli scherzi, quello di cui parliamo è della discussione, dei litigi, che sono collegati a quello che stavamo dicendo prima. Quando si sta discutendo di qualcosa, quando si sta cercando di comunicare, di capirsi, una delle prime cose che entra nelle nostre discussioni è il fraintendimento o il dissenso, cioè vedere in modo diverso una cosa e non capirsi del tutto. A quel punto, in quei fraintendimenti, una delle strategie primitive più basilari che usiamo è questa: andare sul personale. Fateci caso, partiamo da un argomento, incominciamo a vedere che l'altro non la pensa come noi o non ci sta capendo, noi non stiamo capendo noi, lui, per difenderci. La strategia minima qual è? Incominciare a usare quelle frasi tipo no ma sei tu che hai detto, ma in realtà tu lo vedi che tu fai così. Alla fine, come al solito, indignazione, andare sul personale, argomenti ad hominem, generalizzazioni, l'effetto che hanno è questo. Cioè in un litigio il principale effetto è perdersi l'argomento. Se guardate bene, no? Quando vedete due che si stanno scannando sui social o su WhatsApp, alla fine ti domandi ma di che stanno parlando? Secondo effetto... anzi ce ne sono tre, sì. Secondo effetto è questo: ogni litigio è trasparente, cioè le persone mentre litigano rivelano molto della loro personalità. È un po' come quando tu conosci una persona, così, in ambiti professionali, eccetera, e poi ci vai insieme in macchina, lui guida nel traffico magari scomposto di una città, e lì capisce, viene fuori il suo carattere vero, no? Ecco, messi sotto litigio e discussione, noi tiriamo fuori, non so se il peggio o il meglio di noi, ma una parte di noi che spesso invece teniamo sotto controllo. Infine, ultimo effetto, è rappresentata questa infografica, che se notate i due che si danno, a parte che si danno lo stesso insulto, brutto, no, brutto tu, ma sono uguali, seppur differenti, che è il vero problema. Cioè la vera questione è che noi avvertiamo una differenza nell'altro e ciò che ci dà fastidio è che quella differenza, quella messa in dubbio delle nostre idee, eccetera, in realtà ci sta restituendo un'immagine di noi, perché magari non riusciamo a spiegarci, perché magari non riusciamo a farci capire, perché magari non riusciamo a sostenere le nostre idee, e lì ci appare un'immagine di noi che detestiamo, che è quella di noi che non stiamo riuscendo nella comunicazione. Da lì il litigio. Insomma, il concetto di disputa felice qual è? Che le dispute ci saranno, perché il mondo interconnesso mette in contatto proprio le nostre differenze. Allora, dobbiamo accettare che è una disputa continua, tipo riunione di condominio continua, questo è,
ma dobbiamo scegliere, possiamo scegliere di entrare non andando sul personale, ma cercare di rimanere sugli argomenti. E qui il paradosso, ma anche una linea generativa interessante. Per rimanere sugli argomenti bisogna curare moltissimo i modi e la relazione con l'altro, cioè continuamente dire all'altro: no dai, che ti ascolto e ti voglio ascoltare, proviamo a stare sull'argomento. Quindi è una fatica questa, tra l'altro fatta con le parole e basta spesso negli scambi online, che però se non cominciamo a fare finiamo sempre a questo, andare sul personale, e il dramma del litigio è che alla fine compromette la discussione. Cioè non abbiamo così tanti litigi perché discutiamo troppo, è il contrario. Tutti questi litigi che vediamo ci stanno dicendo che siamo in una società che fa fatica a discutere. Grazie. Arriviamo al quinto, alla quinta parola chiave. Okay. Ibris. Bene. Prego. Allora, questa è una infografica che ho trovato in rete, è di Steve Schwartz, poi ho scoperto anche chi l'ha fatta, e dobbiamo un attimo tenercela presente. Allora, quella cosina verde piccolissima è la roba che sai. Quella fettina un po' più grossa è la roba che sai di non sapere. L'universo mondo, cioè il resto, è la roba che nemmeno sai di non sapere. Allora, oggi il modo in cui si muove l'informazione, la complessità del mondo in cui viviamo, ci porta in qualche modo a elevare al quadrato il principio socratico. Cioè non basta sapere di non sapere, occorre anche sapere di non sapere di non sapere. E diciamo, per illustrare questo concetto, uso una parola cara a tutti quelli che si sono sciroppati il greco al liceo classico, che è hubris, che vuol dire tracotanza. Vi ricordate, la tracotanza è la tracotanza dell'essere umano, dell'eroe, no, della mitologia greca, che classicamente a un certo punto accumula così tanti successi da ritenersi all'altezza della divinità. A quel punto le divinità dell'Olimpo, che sono piuttosto malmostose, scendevano per punirlo aspramente, normalmente finiva smembrato, no? Queste cose gradevoli. Allora, noi oggi più che mai, anche in riferimento alla possibilità di portare avanti la disputa felice, dobbiamo rinunciare a fare l'atto di hubris. Dobbiamo essere umili rispetto a quello che sappiamo, e ancora più umili rispetto a tutto quello che non sappiamo, e non sappiamo neanche di non sapere, che è una cosa ancora più complessa. Cioè, il punto è ricordarsi, proprio come diceva Bruno, che noi siamo esperti tutti di qualcosa, cioè ognuno di noi ha un campo di esperienza su qualcosa, e su quel campo ha tutto il diritto e anche il dovere di parlare in maniera informata. In tutti gli altri campi forse a volte è meglio tacere. Cioè io, quando vado online a commentare qualcosa, mi chiedo: il mio commento aggiunge qualcosa a questa discussione? Dà un apporto utile per gli altri? Se non è così, e se devo aprire bocca solo per insultare o dire sono d'accordo, non sono d'accordo, senza poi specificare, oppure si sta parlando di qualcosa che mi sta anche a cuore ma di cui non so abbastanza, ecco, io scelgo il silenzio in virtù del 90% di quel tondino che vi ho appena fatto vedere. Diciamo che è un po' ne parlavamo prima, insomma, siamo un po' schiavi delle nostre opinioni, no? Cioè, tra opinioni e riflessioni invece da condividere sui temi siamo, secondo me... Sì, e poi credo anche che abbiamo un po' paura del silenzio. Cioè il silenzio è qualcosa a cui siamo disabituati e quindi tendiamo a riempirlo il più possibile, anche se di fatto poi non abbiamo nulla da dire. Quindi forse è una cosa un po' zen da dire, ma potremmo anche pensare di recuperare il senso del silenzio ben piazzato, Cioè il silenzio nel momento giusto, non a priori. Adesso è il momento del televoto da casa, che cosa... Ci starebbe, Felipe. E poi la botola. È la botola, esatto. No, infatti impazzisco, vedo, quando c'è il telegiornale, insomma, a volte su Sky TG, mi sembra 24, vedo, c'è una notizia di politica interna, politica estera. Che cosa ne pensate voi? Siete d'accordo? Siete d'accordo? I sì e i no? Io trovo folle, impazzisco a vedere quella roba. Eh sì, tra l'altro abitua a sempre vedere la realtà in maniera binaria, no? Come sempre, come se tutte le cose fossero davvero sì, no, pro, contro, vero, falso, e questo complica la questione, perché non diventa più... Sai, è diverso esprimere un'opinione, che è una cosa degna, nobile, interessante, perché un'opinione di solito richiama anche l'altro a fare lo stesso e a discutere, diverso è prendere posizione. Non dimentichiamoci, noi con le parole
la maggior parte delle volte non stiamo esprimendo un'opinione, stiamo prendendo posizione, che è molto diverso, anche perché appena uno prende posizione scatta la contrapposizione, cioè la posizione dell'altro incomincia a diventare un problema. E il guaio delle contrapposizioni è che in realtà non fanno avvenire la discussione, cioè uno è contrapposto di qua con gli altri che hanno la stessa posizione, l'altro sta di là, in mezzo non c'è nemmeno lo scontro. Diversa sarebbe la contraddizione, che è invece quella che viene fuori quando cerchiamo di articolare le nostre opinioni, cioè uno incomincia a cercare di spiegarsi ed è pronto anche a contraddire l'altro, ma anche a lasciarsi contraddire da quello che dice l'altro. Allora così almeno un po' di scontro avviene, cioè, perché il paradosso che abbiamo è che tutti parlano nominalmente di avere contro qualcuno, contro qualcosa, una posizione, ma poi questi contro non si non fanno il duello, non fanno la disputa. Questo è un guaio per noi, per la nostra società. Noi abbiamo bisogno di dispute, abbiamo bisogno di contraddizioni, abbiamo bisogno di metterci lì a dire sì, ma cos'è meglio o peggio, o perlomeno considerare più sfaccettature. A questo serve esprimere le opinioni.